Salve a tutti amici dei Transformers, da Just Luca di Autorobo.it e benvenuti a una nuova video recensione di Transformers. Oddio, non così tanto nuova, dato che vado a ripescare il buon caro vecchio Thundercracker, versione del film di Bumblebee, Movie Studio Series 89, uscito praticamente l'anno scorso, ma che io ho preso, diciamo a marzo, di inizio anno, insomma, praticamente verso marzo, e solo recentemente appunto ho avuto modo di tirarlo fuori dal pacchetto e giocarci, insomma, e soprattutto farci una bella video recensione come merita, laddove, come avete visto, appunto, prima di tutto ho dovuto farci la recensione, ho dovuto ripescare questo Blitzung, che questo l'avevo aperto da mo', quasi praticamente appena preso, ma non avevo mai avuto, diciamo, il tempo e anche la voglia di farci la recensione, ma lo meritava. Blitzwing, che appunto era un generico Seeker, che nel suo, sulla Terra, quindi col suo bel altro modo di jet terrestre, veniva purtroppo abbattuto all'inizio film, nel film di Bumblebee, ma appunto in quanto Seeker, nell'antefatto del film ambientato appunto su Cybertron, in mezzo a quella goduriosa scena di Transformers cybertroniani, ma con un look classicheggiante alla G1, che appunto tanto ha fatto piacere a noi fan della prima ora di Transformers, giustamente c'erano anche i cari vecchi Seeker versione cybertroniana, come questo Thundercracker. Tra l'altro, va detto, non è il primo di questi, diciamo, Seeker cybertroniani visti nel film di Bumblebee ad uscire come giocattolo, come modellino, dato che è uscito per prima, ovviamente, diciamo, per dovere di popolarità, è uscito il buon Starscream, seguito però da un Thrust verde, perché Thrust sarebbe un Coned, uno dei Seeker della seconda stagione, quelli con appunto con la testa a punta, a testa a cono, che però di solito, come sue caratteristiche, oltre alla testa cono, ha, vabbè, la colorazione rosso-bordeaux e soprattutto delle turbine sulle ali, laddove invece quel Thrust ha colorato di verde, vabbè, forse come colorazione, se lo facevano rosso-bordeaux scuro, non si vedeva tanto in quella scena cybertroniana, quindi vabbè, l'hanno chiamato così, anche se per fortuna almeno ha una sorta di punta dietro la testa che somiglia appunto al discorso dei Coned, vabbè, ma soprattutto appunto poi è uscito questo Thundercracker e diciamo finora quei due li ho saltati, Thrust senza tante remore per quel cavolo di colore verde, vabbè, magari Starscream, in quanto Starscream un po' mi secca, ve l'ho perso, vabbè, ma più che altro, vabbè, se proprio devo avere uno stampo di quel, un modello di quello stampo, di questo tipo di stampo di Seeker cybertroniani del film di Bumblebee, mi è caduta, diciamo, bene il discorso, dato che il buon Thundercracker, non a caso, è uno dei miei, è il mio Seeker, diciamo, preferito, ecco, almeno dei tre originali della prima stagione di Transformers. E tra l'altro, anche a livello di colorazione, diciamo, quello un po', forse un po' più plausibile, perché vabbè, abbiamo già detto, Thrust sarebbe verde, Starscream con i colori G1, grigio, tocchi di blu, tocchi di rosso, magari un po' troppo arlecchinesco per un jet cybertroniano realistico, mentre questo qui, tutto blu con tocchi di grigio, appena appena tocchi di rosso così sulla punta e sulle ali, alla fine si difende bene cromaticamente parlando, anche se possiamo vedere ci sono questi pannelli qui, color grigio chiaro, che onestamente stonano davvero, sono un bel pugno sull'occhio nel complesso blu, nel blu complessivo, insomma, di questo modellino. Diciamo che ci sono anche questi pezzi qua colorati nella stessa maniera, uguali, identici negli altri due stampi di Thrust e di Starscream, ma lì aveva senso perché, vabbè, Starscream è tutto grigio e Thrust è verde, sì, ma con tocchi di grigio un po' più un verde mitigato da questo grigio chiaro. Quindi invece qua stonano un pochino, davvero. Sono proprio dei pugni su un occhio, onestamente. Ma vabbè.
Facciamocelo andare bene lo stesso, complessivamente e a livello cromatico. Discorso poi però, andiamo, a parte il discorso della, diciamo, della colorazione, comunque vabbè, va da notare anche il cockpit qui in plastica trasparente arancione, ripeto, i dettagli rossi colorati, simbolo di fazione qua sulle ali, insomma. A parte il discorso della colorazione, la forma stessa del jet è davvero una figata, punto. Perché praticamente, giustamente, si rifà, quanto jet sabertoniano, si rifà città, diciamo la buona, i classicissimi tetrajet, appunto, della G1, del primissimo episodio di cartoni animati della G1, già, diciamo, citati ampiamente, ma soprattutto più recentemente nelle versioni cybertroniane di Siege di War for Cybertron, come ad esempio questo Starscream, diciamo, possiamo vedere la forma era quella. Anche qui rielaborano un po' il discorso, questi jet rielaborano un po' il discorso di questi tetrajet, appunto con queste ali un po' spioventi, questa forma triangolare, il muso un po' più su rispetto alle ali, diciamo, soprattutto però nel design originale c'era una quarta pinna, un quarto alettone inferiore con un laser. E fin qui ci siamo. Peccato che possiamo vedere, in realtà, con la scusa di simulare la pinna, in realtà nel jet c'è praticamente una buona parte del robot ripiegata alla buona, ovvero diciamo il torso con le braccia ripiegate all'interno. E diciamo non sarebbe proprio fedelissimo come somiglianza, ripeto, perché ci stava solo una pinna qui sotto e basta, anzi dovrebbe essere proprio questa qua, che poi vabbè, ripeto, qui è grigia, vabbè, soprassediamo. Però il discorso è che comunque, a parte che comunque anche i vari classici jet, cioè è difficile riuscire a fare un jet con sotto la perfezione aerodinamica del jet. Ad esempio abbiamo visto Blitzwing stesso, che era con parte delle braccia accartocciate sotto le ali, per dire questo qua, le ali, questo qui, questo modello, le ali, le ha libere, magari potevano sistemargliele appunto sotto le braccia, sotto le ali queste braccia, invece le hanno accartocciate così. Mimando un po' questo, diciamo, questo alettone inferiore, che comunque, per fortuna, diciamo, questo catafalco qui non si vede tantissimo proprio per la forma stessa del jet, che con le ali spiovente, quindi un po' copre questo, diciamo, questo avanzo di robot per una volta. Al contrario, di solito avanzano le parti di jet nel robot, qui e viceversa, abbiamo le parti avanzate del robot nel jet. Però, appunto, alla fine è davvero molto carino e più che altro è anche un sostegno valido per tenere il jet, appunto, bello, bello su, che dubito che probabilmente le ali reggevano bene il peso del jet stesso, ma in generale come jet, come forma del jet, ripeto, andandolo a vedere proprio nella CGI, è proprio bello, ben fatto, sembra preso di peso proprio dai vari jet spaziali di Guerre Stellari, quindi tanto di cappello per questo design, davvero bello. E anche il discorso che è un po' più alto, si eleva rispetto ai jet, lo fa sembrare ancora più grande di quel che è, quindi davvero li hanno fatti davvero bene come idea. Vabbè, ripeto, la soluzione delle braccia, adesso andremo a vedere, del torso un po', diciamo, accartocciate qui sotto, ovviamente non è il massimo a livello di fedeltà, però ce la possiamo far andare bene lo stesso. Quindi, ripeto, davvero carino, come jet molto bello. Poi vabbè, ci sono un po' anche qui un paio di avanzi, potremmo dire qua i razzi puntano verso l'alto, vabbè. E come armi abbiamo comunque anche questi due laser sotto le ali e anche un altro laser qui sotto, che però non sarebbe proprio fedelissimo a livello di quello che è effettivamente, ripeto, nel modello in CGI, perché alla fine diventa l'arma del robot stesso. Ma
anche se qui, ripeto, diciamo, hanno riciclato quindi l'arma del robot per fare il laser che poi andrebbe sotto l'aereo. Diciamo, ripeto, non è fedele come dovrebbe essere nell'aereo, però vabbè, glielo diamo buono lo stesso, perché alla fine comunque in qualche maniera va a sistemarsi qui e diventa proprio quella parte dell'aereo che ci serve, ovvero quella del laser frontale sulla pinna inferiore. E ripeto, quindi davvero molto bello come jet. Peccato, anzi, ripeto, mi dà meno fastidio tutto il catafalco qui sotto rispetto, che comunque un po' si è nascosto, ripeto, dalle ali, che non sta cavolo di plastica grigia che non sono riusciti a colorarla di blu, davvero un peccato, forse quel tipo di plastica che non può essere dipinta, vabbè, però davvero un peccato. Per adesso comunque, a parte queste due cose, è davvero un bel jet proprio a livello di jet spaziale, e starebbe anche proprio bello, bene in esposizione, tenerlo così. Ma invece adesso andiamo a trasformarlo. Innanzitutto andiamo a togliere le armi. Ribadiamo poi un'altra cosa, se non l'ho detto prima, appunto, il discorso, anzi l'ho già detto nella recensione adesso del Blitzwing, nella recensione che ho fatto qualche giorno fa. Sebbene si assomigliano, sebbene anche la trasformazione qualcosa avrà in comune, in realtà questi due stampi sono completamente diversi, sono solo ispirati e basta, fra di loro forse hanno la testa in comune e basta. Adesso andiamo a confermare questa cosa. Scusate un po' l'aspa che mi trovo. Allora, dicevo, la trasformazione, andiamo a trasformarlo, il nostro. Ecco qua, abbiamo tutta questa parte qui. Abbiamo le due parti della pinna che vanno a dividersi. Beh, abbiamo le braccia che saltano fuori, si dispiegano e si ribaltano ai lati di quello che diventa il busto, questa maniera. Abbiamo quindi tutta questa parte che va a proiettarsi in avanti, la testa era qui nascosta, non prima però di aver, scusate, piegato il muso del jet. Ripiegato il muso del jet, un po' ripeto come accadeva per Blitzwing. La trasformazione è simile, ripeto, diversa però da quella classica che vede invece il muso del il cockpit del jet piegarsi verso il basso, qui invece il cockpit resta fermo dov'è, è tutto il resto del corpo che va a avvicinarsi a lui. Abbiamo anche, vabbè, passiamo un attimo alle gambe, abbiamo appunto la parte posteriore che diventa le gambe, con tanto di alettone qui che si ripiega. E questi pannelli qui che vanno a ripiegarsi, ruotando le gambe, e vanno a finire quindi all'interno delle gambe stesse. Allora, si devo prima sistemare i piedi. Quindi tutta quella parte di plastica di pannello grigio va semplicemente, si ripiega bene all'interno delle gambe stesse. È davvero un bel tocco. E fin qua ci siamo, abbiamo detto, adesso bisogna tirare su tutto il torso. Speriamo di avere la stessa difficoltà che ho avuto quando ho tirato sul torso lì. Come avete visto forse nella scorsa video recensione appunto del buon Blitzwing. Allora, sti pannelli qua. Così, vediamo. Ah, ok, ci sono. Ecco qui appunto tutto il
il torso che va a salire, apriamo un po' queste ali, stendiamo anche le braccia. E si abbassa appunto la parte superiore. Qui, se ricordate, la testa del robot era praticamente nascosta dentro il cockpit, qui il cockpit non si apre, invece questa volta la testa è attaccata direttamente al pannello che la sostiene. Pare che ci siamo. E anche qui da notare una cosa carina, le ali che vanno a ripiegarsi. E tra l'altro, in Starscream le ali vanno ruotate verso l'alto, così. Laddove invece per Thundercracker e Thrust le ali vanno lasciate girate verso il basso. Almeno così si vede nel film. Quindi lasciamole verso il basso. Però carino proprio il discorso delle ali che possono ruotare, quindi sistemarsi come si vogliono. Davvero un bel tocco questo qua. Scusate, tiriamo fuori i pugni. Anzi, le mani, dato, più che pugni, dato che sono semiaperte. E basta, diciamo, un po' più semplice quasi direi a occhio che non quella, la trasformazione, diciamo, del buon Blitzwing. Che abbiamo qui, che ovviamente, ripeto, le parti sono tutte diverse. Le gambe possiamo vedere qua con i reattori e i lati delle stesse, tutta la trasformazione è diversa, però diciamo a grandi linee la trasformazione in generale era appunto quella del jet, del robot disteso praticamente, che diventa il jet, insomma, invece laddove classicamente nel G1 al contrario è disteso a pancia in su e si alza il muso. Qui invece potrebbe, anzi, no, in effetti, come trasformazione. Adesso mi viene il discorso che, tra l'altro, la trasformazione di jet con le ali che vanno su e il muso che resta qui è come quella di Blitzwing. Tra l'altro, in questo caso qui avevano azzeccato parzialmente, sempre sul discorso del Blitzwing del nome, diciamo che il jet di Blitzwing quando si trasforma in robot si trasforma praticamente un po' come questo Seeker qua, almeno in quello ce l'avevano preso e basta. Dicevo, per il resto, appunto, abbiamo anche per lui l'arma qui che va praticamente a essere sì impugnata, ma praticamente sostituisce, ingloba la mano. Quindi è un po' come se la sostituisce, se, però non sta neanche tanto ben attaccata, sta cavolo di. Ecco qua, vabbè. Ok. Mentre questi laser qui, che sono quelli del jet, vanno semplicemente però riattaccati sulle ali, purtroppo non vanno sistemati magari ai lati delle braccia come i classici laseroni qui semiautomatici del G1. Diventano semplicemente delle decorazioni da mettere sulle ali, magari proprio su questi fori qua, e grazie tramite proprio i fori stessi, scusate, alle spine stesse, dato che sotto l'ala prima si attaccava tramite questo pernino rettangolare, invece comunque c'è un foro apposito, diciamo, una spina e un foro apposito, se riesco. Ok. Insomma, dicevo, peccato che questi laser, invece che diventare armi da braccio, come nel classico Seeker G1, diventano accessori così, tanto per far bellezza alle ali. Vabbè. Ma comunque, dicevo, tengo qui il buon G1 Thundercracker per mostrare comunque la somiglianza cromatica del nostro e anche somiglianza, appunto, diciamo, proprio estetica. Diversione, ripeto, come già ho già detto per il buon Blitzwing qui, in quanto Seeker generico, anche il nostro, la nostra versione cybertoniana in questo Seeker è davvero molto ispirata,
in quanto versione realistica per un film dal vivo, realistica sempre con virgolette, per un film dal vivo che però strizza l'occhio al classico design G1, con tanto di moduli qui laterali ai lati della testa, con classici del G1 che diciamo non servono praticamente nell'economia del jet, ma sono proprio alla fine di bellezza per gli robot, per citare il G1. Ripeto, il thrust qui aveva una sorta di punta qui dietro la testa, un triangolino per mimare il discorso di essere un Conehead, ma vabbè. La testa qui, dicevo, mi sa che è la stessa, tra l'altro comunque sì, lo stampo è proprio lo stesso, direi sì. Lo stampo è lo stesso, già visto in Trust, questo stampo qui di questo Seeker con questa sorta di maschera quasi da appunto da pilota jet, quasi come a maschera antigas, quasi come design, scusate, maschera testa, faccia comunque però diversa da quello visto dalla testa vista invece per lo Starscream, sempre Studio Series Voyager, ispirato a questo stampo qua, al personaggio visto nel film in versione cybertroniana. Quindi Thundercracker e Thrust hanno la testa uguale a Blitzwing, rispetto invece Starscream c'ha la testa diversa, forse un po' più antropomorfa. E niente, insomma, possiamo vedere, ripeto, somiglianze. Oh, mamma mia, momenti mica del classic Thundercracker, diciamo somiglianze proprio a livello strutturale, basta. Perché il fucile è quello, i piedi sono simili anche qui, con queste protuberanze sui piedi. Qua dove non c'è l'alettone ci sono i razzi, le ali sono ovviamente dietro la schiena, qui i moduli erano un po' accennati, questi qua, vabbè, le spalle sono larghe, diciamo, potremmo dire. Anche qui erano un po' più, diciamo, larghe frontalmente. Insomma, alla fine è davvero un indovinatissimo design che ricorda, già a monte era già indovinato il design, ripeto, di questi robot che ricordano i Seeker classici, realistici, bla bla bla, avete capito? Ma reso davvero bene come robot a livello di giocattolo di Voyager e, ripeto, bello alto come Voyager. Alla fine fa la sua bella figura vicino a Soundwave, anche lui cybertroniano, eccetera, ben più alto, se non ricordo male, anche, ripeto, di Optimus Prime, Voyager, Studio Series, eccetera. Quindi davvero molto bello, fa il suo bel figurone in questa visione di questi concept, di questi, diciamo, Transformers cybertroniani, ma classici, di cui appunto, ripeto, usciranno le versioni, diciamo, ipotetiche e concettuali. Sono previste nel 2024, abbiamo visto nella live che ho fatto qualche giorno fa, Megatron e Rumble. Probabilmente uscirà anche, pare, Sunstreaker, così c'è il nome di Sunstreaker, dovrebbe essere la versione appunto concettuale ispirata a quei design lì nel film di Bumblebee. Diciamo che alla fine come collezione non è affatto male, perché se sono tutti così sono davvero fighi, cioè il concetto è quello, per quanto alla fine solo questi qua siano apparsi nel film, quelli là saranno concettuali e basta, ma ripeto, sono talmente fatti bene questi design qui che valgono davvero la pena, e speriamo che li facciano vedere anche in futuri film dal vivo e non, anche se il prossimo anno è in uscita il film a cartoni animati, d'animazione, pardon, film d'animazione Transformers One. Chissà che design avranno mai, speriamo che un po' si ispirino, magari saranno un po' più stilizzati in quanto in computer grafica, eccetera. Vedremo. Tra l'altro c'è anche quello, ma ripeto, davvero molto bello, e ovviamente, tra l'altro, la colorazione, ho un debole per il blu scuro, abbiate pazienza, questo proprio, ripeto, Thundercracker così con questo blu scuro mi è sempre piaciuto parecchio, e
da tanto proprio la colorazione di blu scuro. Poi vedremo se magari faranno prima o poi boh, anche Skywarp, per dire, che compare anche lui nel film. Tra l'altro, Thundercracker nel film, diciamo, compare spesso, dato che, diciamo, anche nella G1, nei primi episodi di G1, quando c'erano tanti Seeker sullo sfondo a fare numero per i Decepticon, classicamente erano per lo più, soprattutto sulla Terra, colorati di azzurro, quindi anche lì nel film ci sono parecchi Thundercracker, potremmo dire in questa maniera. E parlando di Thundercracker, citiamo ovviamente, giusto che ci sono, una versione precedente del buon Thundercracker. La prima versione del film, ovvero quella ispirata ovviamente al design del film del 2007, col design preso, lo stampo preso dallo Starscream, versione appunto di primissima versione Voyager di quell'annata, e hanno fatto anche ai tempi una versione di Thundercracker e di Skywarp. Thundercracker, possiamo vedere, ha questo blu un po' più meno acceso, più scuro, più realistico, per un jet terrestre. E la testa era quella volta un design diverso da quello del Starscream, un po' più simile alla testa di un Seeker classico, e doveva essere, se non sbaglio, anche la testa, diciamo, concettualmente iniziale prevista per Starscream del film, poi cambiata in quella che abbiamo visto, che conosciamo bene. Ma ripeto, alla fine comunque è davvero bello questo stampo qui. Vediamo se recupero almeno Starscream prima o poi, ma intanto mi faccio bastare questo, diciamo, gioco forza. Anche perché non è che mi piace tanto prendere Repaint, perché alla fine un po' mi nauseano, nel senso che sono un po' ridondanti. Preferisco dare sempre spazio a stampi nuovi piuttosto, però i Seeker sono i Seeker, e appunto di solito i Seeker, in quanto tali, sebbene tutti uguali, si tendono a prendere sempre perché sono i personaggi classici. E quindi vediamo se riesco a recuperarle, prima o poi se magari faranno anche Skywarp, ripeto, e qualche altro di quei Seeker che si vedono sempre nella famosa scena introduttiva cybertoniana del film di Bumblebee. E quindi, ripeto, consiglio caldamente questo robot, questo bel Voyager, se fate in tempo, comunque lo stampo in generale, ma ripeto, nel blu di Thundercracker è davvero valorizzato, diciamo, questo modellino, a prescindere. Robot davvero niente male, anche un accenno di... Ah, ecco qua. Un accenno di rotazione del bacino. Tra l'altro, mi ero dimenticato di citare, vabbè, le articolazioni, manca solo la rotazione del polso. Vabbè, però davvero molto bello. Peccato nel robot, peccato il fatto di non poter usare le armi come nella maniera classica, appiccicargliele ai lati delle braccia. E abbiamo detto nel jet, peccato il discorso della pinna inferiore e della cavolo di plastica grigia, non dipinta di blu. Per il resto, davvero consigliato questo bel modellino Voyager di Thundercracker, o comunque già lo stampo, ma in generale Thundercracker fa figo in quanto blu scuro. Abbiate pazienza, a me piace. Così. Fatemi sapere com'era, non mi ricordo più cosa devo dire. Oddio, non mi ricordo più la tiritera finale. Dicevo. Comunque, se vi è piaciuto questo video, fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti. Ecco. La ricordo, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto poi andate a leggervi la recensione scritta su vectorsigma.it, dove ci sono non solo le recensioni scritte mie, ma anche i fumetti dei Transformers, e non solo, tradotti in italiano. E soprattutto andate lì, su Facebook, dove c'è il gruppo di Autorobot.it, il gruppo dei fan dei Transformers italiani. Quindi tante buone cose, sempre mi piace, condividete, eccetera, eccetera. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e con cosa dovevo iniziare tutta la tiritera finale, scusate. Ci vediamo alla prossima video recensione. Tante buone cose dal vostro Jazz Luca. Ciao ciao. Ah sì, scusate, si chiamava Vampiro in originale, il buon Thundercracker. Ribadiamolo.